Qualche giorno fa ho pensato, ma cosa combinerebbero i miei amici in casa se non ci fossi io? Allora ho deciso di scappare da casa mia e lasciarli soli per 24 ore, scomparendo totalmente. Ragazzi, buongiorno, sono in questo momento le 8 del mattino in Ned Villa e tutti dormono. Per farvi capire questa è la situazione, c'è Luca, raga, che sembra un morto nel letto. Tra l'altro oggi giornata stupenda. Qui invece, ragazzi, Foxy, guardatelo, ancora dorme. Oggi ufficialmente parte il piano scomparire per 24 ore. So che non state capendo niente, ma adesso vi spiego. Come state vedendo, là c'è la nostra casa e di qua, ragazzi, ci sarà la nostra base segreta dove agiremo. Entriamo in questo momento nel nostro stanzino segreto. Questa sarà la nostra casetta per le prossime 24 ore, ragazzi. E se vi stavate chiedendo come sarei riuscito a spiare i miei amici per le prossime 24 ore, beh, grazie al mio iPad e alle mie 10 telecamere installate in tutta la casa. Abbiamo qui le nostre telecamere, ragazzi. Può ufficialmente partire l'operazione Crazy Scomparso. Stanno parlando di fare colazione, ok. Tra l'altro, stanno già scendendo. Raga, nessuno si è accorto che io mancavo dal letto. Cioè, non succede mai che di mattina io sono il primo a essere sveglio. Ma hai visto Salmo tu? No, eh? No, è vero. Ma se non è uscito, ragazzi, ragazzi, stanno parlando di me, ragazzi. Oh, aspetta. Ma è andato per la spesa. Ok, pensano che sia andato a fare la spesa. Fin qui tutto normale, nessuno ancora sospetta niente. E così dopo che si sono gustati la loro bellissima colazione, per tutto il resto della mattinata non è successo niente, fino alle ore 11. Ma Salvo, ma se è da stamattina che non ho notizie. Ma se è in giro la sua mamma, non lo so. In giro con sua mamma? Ma io sono fatto due chiamate. Ma è strano veramente, c'è sempre di mattina. No, vabbè, praticamente c'è Foxy che sta pensando che io sia scomparso e Luca che dice no, è tutto tranquillo, dai, sarà a fare la spesa. Questa sarà da vedere. C'è sempre, veramente. Magari è un po' di impegno, che ne sai. Ma che impegno? Ma non ho toccato la mattina alla sera, ma lo vedi? Stanno parlando di me, se ne sono accorti che manco da un bel po'. Sì, mi stai chiamando. Ecco, non lo vedo, mi stai chiamando. Ok, direi di non rispondere e buttiamogli giù. Ma sai, è un gran di impegno, non può rispondere. Non mi risponde, sorriso, non mi risponde. Ma che cazzo? Ma sei tranquillo, cioè. Che fine hai fatto? Non è che per una mattina che non c'è a casa, che è scomparso. Tranquilli, perché tra poco, ragazzi, penseranno che io sia scomparso e cominceranno sicuramente a chiamare polizia, chi l'ha visto, di tutto e di più. È strano, lui avvisa sempre, fra. Avvisa, se c'è la prima volta che succede questo. Magari è un'urgenza. Un'urgenza, sempre così. Perfetto, raga, perfetto. Foxy è super insospettito. Ancora Luca no, ma manca poco. A questo punto i miei amici si sono messi ad ascoltare musica e dopodiché è successo l'inaspettato. Fra. Spegni la musica un attimo, veloce. Alexa, stop. Mi è venuta un'idea micidiale. Che idea? E se organizziamo una festa senza Salvatore, tanto non c'è. Cosa? No, aspetta. Stanno parlando di organizzare una festa? Una festa privata? Sì, invitiamo ragazze, roba, sì, ci organizziamo. In casa? Sì. No, fra, facciamo il casino qua, oh. Sì. Veramente, chissà quando tornerà quello. Oh, fra. Ma scusa, anziché pensare che sono scomparso, questi stanno pensando ad organizzare una festa senza di me. Chiama tutte le ragazze, io chiamo Martino. Ma se dopo torna in anticipo? Se dopo torna in anticipo, ma che torna in anticipo, fra? Quando tornerà dopo domani, fidati. Ma sei sicuro? Fra, prepara tutta la lista. Guarda che ci despa dopo. Ma che cavolo dici? Prepara tutta la lista. Allora, io preparo la lista. Tu chiami le ragazze. Vai, ok. No. Raga, sono arrabbiatissimo. Cioè, potrei rischiare di mandare tutto all'aria, entrare là dentro e spaccarli a tutti e due, Ma che poi, ascolta, dov'è che è andato? Ma che ne so, allora, champagne, Coca-Cola, zero e Coca-Cola normale. Bello, chi è che ha dietro? Pretzel. Ma non è che è sparito Salvatore? Ma va che è sparito Sprite. Ma fra, non è che torna. Ma Fontana Fredda l'hai giunto? Sì, ma non è che torna. Ma che torna? Ma smetti, Luca. Ma non può essere. Conoscendolo tornerà dopo domani. Sì, ma non ci ha avvisato.
fatto, non c'è niente. Ma c'è. Va, figurati, figurati, bro. Come figurati? No, 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 raga, 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 calmi tutti. Fermi tutti perché qua sta succedendo l'incredibile. No, questa la voglio proprio sentire, eh. Ma ti rendi conto cosa stanno dicendo? Poi sai cosa succede se entrano 30 persone qua? Poi succede anche con tutte le ragazze. Angela mi ha dato conferma, Angela viene, bro. E chi è sta Angela adesso? Ma come chi è sta? Ma che ce ne frega? E basta che c'è gente. Il problema è che se ci sono 30 persone qua e spaccano casa dopo arriva solo una persona. E qual è il problema, fra? Noi saremo i primi a spaccare casa, fra, perché ci dobbiamo divertire! Ma tu sei tutto fuori di testa comunque. Idioti, sono qui, vicino casa vostra, mamma mia. No, raga, raga, se questi realmente stanno parlando di organizzare una festa, entro là dentro e faccio un blitz, raga, fuori di testa. Dai, continua la lista, vai. Allora, pretzel li hai già messi. Hai chiamato le ragazze, te? Ehi, sto chiamando già 13 ragazze e mi hanno dato conferma. Questi stanno chiamando? Questo sta chiamando le ragazze, raga. No, no, devo fermarli, che faccio? Devo fermarli. Ma stai tranquillo, Luca. Tranquillo di così, cioè, dovremmo aver paura in verità, perché se ma torna. Ma figurati, vino rosso. Vino rosso. Vino rosso e vino bianco. Una serata romantica. Perfetto, perfetto. E dopo 10 minuti la situazione era diventata questa. Allora, signori, la situazione è grave. C'è Luca solamente a casa. Foxy è appena uscito. Questi qua hanno chiamato tutti i loro amici e stanno organizzando una festa in casa mia senza il mio consenso. Adesso la questione è semplice. O entro direttamente ora che Foxy è andato via a comprare le cose e mamma mia faccio il macello, oppure faccio venire tutti gli amici, dopodiché faccio un blitz in casa e annullo la festa. Così a quegli infami gliela faccio vedere io. Mamma mia, e mi sa che farò proprio così, eh. Farò proprio così, raga. Sì, gli rovinerò tutti i piani. Abbiamo tutto pronto, fra. Ho fatto la spesa, abbiamo. Hai il sacco della spesa in mano, raga. Non stavano scherzando allora. Popcorn di sì, tutto. Ma le ragazze quando è che arrivano? Le ragazze arriveranno tra 2 ore. Ho chiamato qualsiasi persona, in totale sono lo yogurt è preso. No, ho preso qualsiasi cosa. In totale sono 27 persone, Luca. Prepara il DJ set da quella parte. Zona bar, cocktail. Certo, certo. Mettete pure le patatine. Tanto tra poco vi farò vedere io cosa succede. Prendiamo qui le nostre gallette e farò una specialità gallette con Nutella. Andiamo. Piatti, forchette, coltello, cucchiaio, coltello più grosso, tutto, vai Luca. Ah, le bibite sono in macchina, fra, ma le prendo. Alla fine mi hanno dato buca a circa 17 persone. Vabbè, siamo in 10. Siamo in 10, siamo in 10, Luca. Sono quasi tutte ragazze, oh, incredibile. Comunque io direi, inizia il divertimento. Inizia il divertimento. Ragazzi, qui si stanno continuando a sistemare. Io sono scomparso da ben 6 ore e nessuno ancora se n'è accorto. Cioè, nessuno ancora, non hanno chiamato né mia madre, né la polizia, niente. Come se non ci fosse, stanno continuando a organizzare la loro festa. Cioè, questo spalma Nutella, robe, no, vabbè. Vai, metti la musica! Alexa, riproduci Gioielli. Buona, la galletta. Buonissima, fra, preparerò queste. Buone queste patatine. Dammi, dammi, fai provare. Proprio di grano italiano. Toccano, bro. Madonna. Oh, un'idea. Mettiamo qui. Un'idea. Chiama Crazy, vedi se risponde. Chiamo Crazy. Ma secondo me ci becca, secondo me. Ma secondo te, dai, fra. Vuoi che lo chiamo? Ma guarda cosa stai combinando. Ma fra, è una festa, sono soltanto 10 persone. Dai, qual è il problema? Prova a chiamarlo, vediamo dov'è. Non risponde. Ma come non risponde? Non risponde, bro. Quindi non sappiamo quando torna. Può tornare tra 10 minuti. Ma come tra 20, come domani. Tornerà dopo domani. Invita tutti. Adesso invita altre persone. Stanno arrivando già gli altri. C'è poca roba. Cosa gli diamo a mangiare? Ma mangeranno di tutto, bro. Uno sta portando una torta pure. Ma dopo un'ora il delirio doveva ancora venire. Oh, ecco, sono arrivati i primi. Fermi tutti. È arrivato qualcuno. Ciao. Va, oh raga, oggi qui mega festa, E non c'è neanche Salvo. No raga, prima che arrivano gli altri devo annullare tutto, raga. Se lì dentro entrano veramente 10 persone mi spaccano tutta casa. Che faccio? Non ci credo. Ora noi? No, ora stanno arrivando gli altri, fra. Oh, se volete mangiare tutto quello che volete, ho preparato popcorn, patatine, gallette. Quello yogurt bio? Io ho fatto la spesa, bro. La spesa di merda. Guardali come stanno parlando, fra. Vabbè. Oggi si fa casino, raga, ci si diverte qua, Basta. Raga, andiamo a fare irruzione. Andiamo a fare irruzione subito. Guarda sti infami. Ci sono un sacco di macchine parcheggiate qua. C'è, raga. No, raga. Adesso me la pagano. Oh, ragazzi. Oh! Che state facendo?
Che state facendo? Che ci fai qua? Che state facendo? Che... No ragazzi, voi adesso mi spiegate perché c'è un sacco di gente fuori. Ci sono macchine fuori, che ci fate qua? Perché di fra tu non c'è. Cosa sta? Cosa stai facendo? Luca, cosa stai facendo? È praticamente un evento no, privato. No, innanzitutto andate fuori, ragazzi, non c'è nessuna. Ci hanno festa. Proposto 20 no, no, euro no, 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 ragazzi, andate fuori. State zitti. Io da stamattina che vi spio da quella stanza segreta là in fondo, ho sentito ogni minima parola e stavate organizzando una festa! Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Perché è un evento privato organizzato da un'azienda. Altre macchine ci sono. Hanno appena suonato. Stanno arrivando, venite, venite. No, fra, mi sto incavolando. Fate entrare ormai. Fra, non... Avevo ingresso no. 10 euro, ingresso. Ragazzi, non farete una festa qui in casa mia. Non perché esiste. No? Ragazzi, ma stai scherzando, ma, state scherzando. Fra, ti prego, ormai non posso far figure di merda, fra. Non posso far figure di merda, ci sono 15 macchine fuori. No, io te l'avevo detto che prima o poi arrivava. Fra, ma cosa ci sta? Ragazzi, mi sto per arrabbiare, ragazzi. Avete organizzato una festa in casa mia. Dai, adesso no! Andate fuori, muovetevi, andate fuori. Chiama tutti e di che annulli tutto. No, c'è gente fuori, dai, muoviti. Vabbè, ragazzi, ciao, ragazzi, ciao. Cioè, ma ci rendiamo conto cosa hanno fatto? Parole, non posso lasciarli neanche una giornata soli, raga. Cioè, io non ho degli amici, cioè, io non lo so, dei trogloditi come amici.